The New Stories. La tua informazione libera. Domenica scorsa, un pescatore ha fatto una scoperta orribile. Ha trovato uno zaino sulla scogliera antistante il lungomare di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, con all'interno il cadavere di un neonato. Le indagini delle forze dell'ordine hanno fatto luce sulla vicenda. La madre del neonato è una ragazza di 13 anni. La madre della giovane, una quarantenne, è stata fermata dopo essere stata incastrata dalle telecamere di videosorveglianza. Le indagini sono partite immediatamente dopo il tragico ritrovamento di domenica scorsa. Nei giorni successivi, carabinieri e squadra mobile hanno rintracciato la madre del neonato, una ragazzina di appena 13 anni affetta da deficit cognitivo. La giovane, che si trovava a casa dei genitori, è stata portata d'urgenza in ospedale e ricoverata per un possibile rischio di setticemia, poi rientrato. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica e dalla Procura per i minorenni di Reggio Calabria, si sono concentrate sul contesto familiare particolarmente degradato della giovane madre. Le forze dell'ordine sono riuscite a trovare la ragazza grazie a una segnalazione ricevuta dai carabinieri di Villa San Giovanni riguardante lo stato di gravidanza di una minore, con l'indicazione del nucleo familiare di appartenenza. Diverse persone erano a conoscenza della gravidanza della tredicenne, inclusa la madre. I carabinieri hanno fermato la madre della ragazzina di 13 anni, una quarantenne originaria di Reggio Calabria e madre di due ragazze. La donna è attualmente indagata per il delitto di infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale. La nonna del neonato avrebbe messo il corpo del neonato in uno zaino per poi abbandonarlo sugli scogli. Grazie ai video delle telecamere di sorveglianza, i carabinieri hanno ricostruito parte dell'itinerario percorso dall'indagata negli istanti precedenti all'abbandono dello zaino, secondo quanto riportato da Fanpage. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.